Buongiorno e benvenuti. È un piacere essere in vostra compagnia. Sono Caterina Puttite e oggi vi presento un video che ha come argomento l'importanza della letteratura, parole nuove per mondi nuovi, l'importanza della scrittura. Io ho sintetizzato questi titoli, questi argomenti in una sola unica frase: The Covenant of Reason, Generation Freedom. L'impegno della ragione genera la libertà. Ti presenterò una lista di libri che riguardano la letteratura di oggi, il mondo di oggi, di che cosa parlano i nostri scrittori. Tutto questo, prima ti faccio una piccola intro, perché questo mondo, il 2022, è un mondo che va di fretta, è un mondo di crisi. Abbiamo avuto la guerra, abbiamo avuto è la minaccia atomica, abbiamo avuto l'instabilità della scienza e abbiamo avuto anche l'illusione delle parole che sono di non sapere, che è sempre alla portata di tutti. In questo clima così traballante e così incerto, non stabile, mi sono posta e ti pongo delle domande come lettrice, come blogger e come scrittrice. Che cosa deve fare uno scrittore davanti a un mondo che sembra ogni giorno sfidarlo e lavorare sull'orlo di un abisso? Qual è il confine tra l'impegno di non distogliere lo sguardo da ciò che accade e la libertà dell'immigrazione? Che cosa significa oggi la singola, che cosa significa oggi la parola impegno per uno scrittore? La sua ispirazione, da dove nasce, da dove la prende? Contaminato dalla politica, dagli affetti e da tutto ciò che lo circonda, dal mondo che lo circonda. E inoltre volevo semplicemente farti sapere che se questo genere di video sono di tuo interesse, io ti posso proporre, se tu hai piacere, altri generi di video, come per esempio parlare dei 5 finalisti del Premio Strega 2022, oppure ti propongo Vite ritrovate di donne che sono anche nostre sorelle, parlando della resistenza, parlando dell'impegno delle femministe, o Il destino della scrittura a 5 madri con Giulia Carminito, che mette a confronto e fa parlare 5 autrici, 5 scrittrici diverse come continente, come mondo diverso. Anche Un canto definisce la geografia. In questo 2022 abbiamo visto molti autori, si sono affacciati molti autori stranieri, sia dell'Unione Europea sia fuori dall'Unione Europea, parlandoci dei loro problemi, dei loro paesi, della loro politica, di come intendono la famiglia, di quali problemi noi non si, ci presentano il loro modo di vedere, il loro modo di pensare. Una geografia di affari: ci sono in molte terre, Africa e anche oltre. Ci sono anche degli affari che li tengono insieme. È anche un modo per conoscere la cultura di quei paesi. E questo è quanto volevo dirti. Se il genere di video che tu preferisci siano queste, fammelo sapere. Mi prodigo per presentartene nuovi. Detto questo, vado subito ai titoli che ho scelto per questa lista di libri. Sono veramente tanti e veramente tutti validissimi. Ne ho selezionati alcuni che adesso ti presento. Il primo libro che ti presento è Lo spazio dell'immaginazione di Ian McEwan e Einaudi. Eccolo qui. Questo è un titolo nuovo. Ian McEwan mette in dialogo l'inglese George Orwell e l'americano Henry Miller, e sono entrambi agli antipodi. Sebbene Orwell riconosca che uno scrittore debba avere il suo spazio che non sia contaminato dal mondo esterno, dai giudizi esterni, lo riconosce nel ventre della balena. Ci si domanda perché? Perché il ventre della balena è chiuso, è imbottito e non intacca l'ispirazione dell'autore. Lo rende libero, è libero di pensare, è libero di scrivere, di dire il suo pensiero. Giorgio Orwell, ti ricorda, è anche autore di 1984 e della Fattoria degli animali. Ti presento semplicemente le copertine. La Fattoria degli animali di Giorgio Orwell, 1984 di Giorgio Orwell. Rumore. Rumore è un titolo che è uscito adesso, è un saggio, è scritto da Daniel Kahneman, Oliver Siboney e
Cass Sunstein. Ti presento, per la casa editrice Ute. Ti presento il libro. Andiamo avanti. Atti di sottomissione di Megan Nolan, casa editrice NN Editore. Andiamo avanti. Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Mosfig, Feltrinelli. L'idiota di Elif Batuman e i Nadi. Eccolo qui. La casa di Mazzapane di Jennifer Hagan Mondadori. La vegetariana è di Han Kang Adelphi. Ci tengo questo titolo perché ho partecipato a un concorso, la migliore recensione con 3.000 parole, che era il tetto massimo da tenere, avevano un riconoscimento. Ho vinto, ho partecipato, ho vinto con questo titolo. Bunny di Mona Howard. Eccolo qui. Questo è della Fandango Libri. Nessuno ne parla di Patricia Lockwood Mondadori. Dove sei, mondo bello, di Sally Rooney e Einaudi. Cerco di andare veloce senza parlarti del libro. Tra le nostre parole di Katia e Katamura, Bollati Boringhieri. La casa dei tuoi sogni di Carmen Maria Machado, Codice. Ehi, Codice. Credo che per questo video sia tutto perché non riesci a caricare altri video, ma ti farò un secondo step. L'importante è che abbiamo finito con questo, così riprendiamo solo l'ultimo, che eccolo qui. Nella casa dei tuoi sogni di Carmen Maria Machado, Codice. Le ragazze di Emma Klein, questo è di Einaudi. Come vedi, ogni libro accanto ha una piccola recensione. Persone normali di Sally Rooney e Einaudi. Il collegio di Tana French e Einaudi. Allora, Nello Sciame, Visioni del Digitale di Byung-Chul Han. E questo è per Nottetempo. Non ricordavo la casa editrice, scusami. Nottetempo. È un autore maltese, un autore nuovo maltese. Allora, questo titolo, ecco qui, te lo presento. Si intitola I miei genitori, tutto quello che non ti appartiene, di Alessandre Hemon Crocetti. Servirsi di Lillian Fishman. Eccolo qui. EO, queste edizioni EO. Le divoratrici di Ilaria William. Queste edizioni Blackie. Come vedi ci sono degli editori nuovi che si sono presentati. Scrittori amanti di Lily King, edizioni EO. No, scusa, questo è di Fazzi Editore. Chiedo scusa, questo è di Fazzi Editore. Fazzi Editore. Scrittori amanti di Lily King. Stiamo finendo, ma ne ho lasciati molti altri che volevo presentarti. Avery di Emma Klein e Einaudi.